Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox che è sempre più pesante ogni mese. Io non capisco come sia possibile, ma mi sembra che pesi sempre di più. Comunque, se non sapete ancora cos'è la Degustabox, brevemente vi dico che vi lascio tutte le informazioni giù in info box. Comunque, è una scatola che vi arriva ogni mese a casa per il prezzo di 15 euro, spese di spedizione incluse, e tutte le volte troverete all'interno dei prodotti alimentari a sorpresa. Sono sempre prodotti di marca, prodotti a volte originali, a volte già conosciuti, ma comunque sempre ottimi prodotti. Detto questo, io sono curiosa di sapere che cosa c'è all'interno, quindi andiamo subito a vedere. Qui c'è una scatola di biscotti Plasmon dei grandi. Questi li avevano già messi, mi sembra, l'anno scorso, forse 2 anni fa. Sono in monodose, quindi in un pacchettino piccolo, mi sembra che ce ne siano due. Devo dire che mi erano piaciuti molto e sono anche praticissimi da portarsi in viaggio o nella borsa. Io lavoro da casa, quindi non è che mi porto dietro i biscotti quando esco perché non sto fuori così tanto tempo, però comunque per chi lavora magari in ufficio o comunque fuori casa possono essere sicuramente utili. Io invece li mangerò al mattino a colazione. Restiamo sui biscotti, c'è una confezione di Ringo, questi sono in particolare con crema al cocco e ci sono dentro 3 biscotti. I Ringo sono buonissimi, anche quelli classici mi piacciono tantissimo, questi qua al cocco non li avevo mai visti e li provo volentieri. Poi ci sono le barrette frittella alla frutta, in particolare pesca e albicocca, fragola e mirtillo. Io queste non le ho mai assaggiate, sono sincera, però le barrette di solito mi piacciono, quindi sicuramente anche queste mi piaceranno. Poi c'è una confezione da due di gallette di riso, mais e semi di chia. Sono integrali. Devo dire che a me queste cose non piacciono tantissimo perché quando mangio le gallette di riso ho l'impressione di mangiare polistirolo, quindi non è una cosa che mi piaccia tantissimo. Però in questo caso sono solo due, magari con un po' di marmellata oppure ci metterò sopra un po' di cioccolato fuso, cercherò di renderle un pochino più sfiziose e in qualche modo le faremo andare. Poi ci sono due confezioni di crackers semplicissimi della marca Doria. Questi sono con legumi e spezie, in particolare lenticchie rosse e paprika, quindi andiamo sul piccante. E queste invece sono con sfoglie di ceci e curcuma. Sono entrambe soltanto con farina e farina d'orzo maltata, in questo caso ceci e curcuma, invece in questo caso lenticchie rosse e paprika. E poi c'è olio di semi di girasole, sale quanto basta e lievito. Questi sono tipo dei cracker, diciamo così, e li provo volentieri. Quelli piccanti forse mi piaceranno un po' meno, però in ogni caso sono curiosa di provarli. Poi abbiamo una confezione di muffin con gocce di cioccolato della marca Mr. Day. Questi sono buonissimi. Avevo provato quelli con i frutti rossi, ma anche questi qua al cioccolato sono veramente ottimi. Quindi per la colazione vanno benissimo. Poi una lattina di birra chiara non filtrata. Io in questo caso non me ne intendo, quindi non vi so dire nulla. Vi posso solo dire che è una lattina di birra chiara non filtrata. Una confezione di chewing gum, in particolare Daygum senza zucchero, questi sono quelli con microgranuli, sono buoni, a me piacciono anche quelli classici, ma anche questi devo dire che sono molto buoni. Poi abbiamo una confezione da 800 ml di bevanda ai cereali con avena, riso e un tocco di quinoa. Questa io non l'ho mai provata, però visto che me l'hanno mandata, sicuramente la proverò. Poi abbiamo 2 bottiglie da 500 ml di tè freddo. Questo è quel tè depurativo, diciamo così. È tè al limone con acqua vitasnella, in questo caso abbiamo rosa canina e melissa con estratto di foglie di tè. E invece in questo caso abbiamo un tè alla pesca, sempre con rosa canina e melissa, con acqua vitasnella. Questo è il classico tè freddo, che va bene in questo caso azione depurativa, comunque sono quelle bevande che in estate quando fa caldo fanno sempre piacere. Poi abbiamo una confezione di biscotti integrali, in questo caso sono senza glutine, senza olio di palma, senza lattosio, solo con farina integrale e sono cacao e mandorle. Sono sicura che saranno buonissimi. Poi come ultimo prodotto abbiamo 2 confezioni di succhi di frutta della Skipper senza zuccheri aggiunti, in questo caso la pesca e di sotto alla pera.
Sono molto comodi perché sono in monodose, quindi magari anche se avete dei bambini, andate a fare una gita finché le giornate sono ancora belle, calde ed estive, sicuramente è comodo da portare dietro in questo formato. Questo era l'ultimo prodotto. Io come sempre vi invito a provare la Degustabox perché ci sono un sacco di cose, come potete vedere, molto sfiziose. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.